ristorante del Corso di Altamura, noto come Uccicatid, propone piatti gourmet per palati raffinati. In un ambiente ricercato ed elegante, la cucina tradizionale, rivisitata in chiave moderna quanto basta, dalle sapienti mani di Giuseppe Tafuni, chef e proprietario insieme al fratello Vito. Da Uccicatid, squisiti menù di mare e di terra, le verdure e ortaggi a chilometri zero coltivate nell'orto di famiglia. Dal ristorante del Corso, noto come Uccicatid, il meglio dei colori, sapori e odori dell'enogastronomia di Puglia. Al bar il caffè si paga con il bancomat. Stop ai contanti anche al di sotto dei 5 euro. Andiamo a vedere cosa ne pensano i cittadini, ma soprattutto cosa ne pensano gli esercenti. Cosa ne pensa di questo provvedimento? Ma senta, per me non ha senso che per 2 euro insomma, una persona debba pagare con il bancomat, perché qui è proprio veramente con gli spiccioli. Non penso sia necessario anche al bar, insomma, pagare con il bancomat. Perché non è giusto che per un caffè bisogna con la carta, non va bene. No, non sono d'accordo all'utilizzo del bancomat per queste spese minime. Io non sono d'accordo perché il caffè viene pagato con il bancomat. Quindi contanti? Contanti, io accetto il contante. Allora, se io desidero il caffè, vengo, mi faccio il caffè e pago. Se io non desidero il caffè, che non devo strisciare col bancomat a pagare, posso pagare pure dopo un anno, a quelli lo metto al ghiaccio, ve lo dico sinceramente. Quindi è no? No, per me no. No, non sono favorevole per le piccole spese. Sì, per me è uguale, per me, sono d'accordo. Favorevole. Perché? Perché è più comodo. Un caffè. Ecco, questo secondo lei lo posso pagare con il bancomat? Sì, lo può fare, però chiaramente ci creerebbe problemi, perché di tempo, di tempistica e tutto quanto. Non vedo il motivo, perché comunque noi quando facciamo un caffè chiaramente lasciamo uno scontrino, per cui veloce, velocizziamo. Fare col bancomat bisogna passare, ripassare, fare con altre spese aggiunte di tempo. Non so se questo il governo lo trova, voglio dire, fattibile. Che le devo dire? Le leggi sono leggi, su quello non si discute. Quindi io dico di no. Ma anch'io sono d'accordo, no, anche perché insomma si sente chi paga con la moneta, si sente anche più soddisfatto nel pagare, diciamo, perché comunque col bancomat, ma che le devo dire? Ci sono tante belle altre cose più importanti, insomma, che bisogna un po' rivedere, secondo me. Ma penso che è una cosa che non si potrebbe accettare, in quanto c'è un cornetto e un caffè, parliamo di 2,50 euro, quindi è una cosa che, secondo me, il governo deve stare proprio alla larga di questa cosa, deve pensare a cose molto più interessanti, e non questo, c'è tanto da vedere, non le piccole sciocchezze, quindi il piccolo spiccio del bar. E da queste interviste abbiamo dedotto che la gente non è tanto convinta a pagare con il bancomat. Io ho pagato in contanti.